Pieno qui, sono tutti qua con le macchine fotografiche, non è carino. Vanno via. E qua, voglio tutta la storia della tua vita, anche della mia. Quindi. Il primo interesse è il suono. E il suono è una cosa che mi ha sempre affascinato proprio da piccolissimo. Mio nonno mi ha insegnato a fischiare, io capivo quando era lui, ho cominciato a fare a scegliere delle categorie di suono. E poi sono molto, e ancora oggi sono molto attratto dal suono dei motori. Io riconosco le macchine con il suono del motore. E anche mi ricordo dei suoni che non ci sono più, per esempio. Io sono un riparatore di strumenti a fiato. La cosa che fa ridere, che questo è incredibile in Italia, è che non esiste questa figura professionale. Esiste l'accordatore del pianoforte, esiste il liutaio, naturalmente la nostra tradizione cremonese. Ma benché noi siamo costruttori e siamo stati costruttori anche piuttosto importanti nella storia, questa cosa qui non esiste. E quindi è buffo, perché quando dici che lavoro fai, dici riparatore di strumenti a fiato, tu dicono. E mio nonno suonava gli ottoni, mio zio era professore di tromba, e quindi la musica era sempre stata un po' lì. Però io l'ho sempre vista come, da un punto di vista un po' più dentro. Tutti quanti pensavano a come bisognava fare, ma mi ha molto sempre attratto dentro, cioè dentro gli strumenti, cosa accadeva. E quindi sono andato avanti su questa strada. Io penso che la vittoria, la forza di Adolf Sax, la vita incredibile che ha avuto, è stata proprio di aver inventato una forma incredibile, ibrida, completamente a metà tra gli ottoni e dei legni, ed effettivamente sì, è un fenomeno, io penso sia una cosa bella, è una cosa della bellezza questa. Il mio lavoro principalmente è intorno al vintage, ma il mio cliente va dal collezionista bizzarro al musicista, moltissimi musicisti, molti, la maggior parte, e tutti quanti con esigenze anche singolari. Questo è molto interessante, perché è quello che è ok per una persona non sempre ok per un'altra persona, e quindi ti chiedono di cambiare delle forme, delle chiavi, quindi di inventare delle cose. Stai molto male quando cade il tuo strumento. Lui mi ha chiamato e ha detto sì, arriverò tra un po', e io mi sono accorto che lui arrivava, perché era sabato, qui non c'era l'umore, e lui piangeva. Un altro sassofono ha detto sono nelle tue mani, e si è seduto alla panca laggiù e non ha visto, non voleva vedere quello che faceva. Per dirti come è molto, questo è molto bello, secondo me, molto. Eccetera, eccetera. Io sono stato per un pochino un allievo di Steve Lacy. Mi ha detto molte cose di questo strumento, del sassofono soprano, e mi ha spostato la mia attenzione al suono ancora di più. Quindi sono abbastanza attratto da quello che succede dentro lo strumento. E la mia etichetta si chiama Mirani Records. Così come il laboratorio si chiama Mirani Woodwind. È un personaggio della mitologia caucasica. Così come Prometeo, per aver rubato il segreto del fuoco, viene punito dagli dèi e legato su una montagna in un corvo. Gli becca il fegato, invece a Mirani no, Mirani ruba il segreto di metà, è una razione.
io mi chiamo Gianni e il mio è il cognome, questo è.